Nuestra primera final de las carreras será los 200 metros planos femeninos. Hopefully, the javelin throw setting first will be on. Lena Lane 8, representing Ukraine. Participa la final por la calle 8, representando Ucraina, Anastasia Frigina. La medaglia d'oro, e che quindi proprio riferendoci alle doppiette di cui abbiamo parlato in precedenza potrebbe sulla carta portarsela a casa. Grande concentrazione per Alessia Pavese, che però abbiamo detto Alberto ha corso davvero molto bene e con grande progressione nel finale. Occhio all'altra statunitense Lauren Williams, che probabilmente non è così pronosticata e pronosticabile come la Hill, ma certamente già in semifinale ci ha fatto vedere un grande risultato. Nicola De Bruin è la sudafricana che parte in mezzo alle due atlete USA, e qui le gambe più lunghe di Cali, Candice Hill in corsia numero 4 per questa ragazza che quest'anno aveva già ottenuto sui 100 tempi quasi da campionato del mondo e quasi da qualificazione ai trials statunitensi. Estella Raffaì, la francese, in corsia numero 3, poi Bendova e English, la giamaicana, in corsia numero 1. Ricordiamo che Alessia Pavese, Alberto, ha un personale di 23,89. È fatto tra l'altro qui in semifinale, correndo appunto, come hai detto, molto bene, con grande progressione. Non era partita benissimo, una curva diciamo non brillante, però un lanciato appena uscita dalla curva molto buono, e vediamo se riesce adesso a esprimersi bene in questa prima parte della gara, e poi finché ci sono energie, perché adesso non devi fare calcoli, bisogna correre molto forte, è la finale e bisogna provarle tutte. Ha compiuto 17 anni 4 giorni fa Alessia Pavese, da Alzano Lombardo, atleta della Bergamo 59. Importante riuscire a tenere il ritmo della Williams, che ovviamente le parte subito davanti, così come la Hill. Williams, che di solito corre meglio la curva, Hills, che vedete deve tenere con fa fatica il braccio a curvare. E adesso però si distende la Hill, tiene la Williams testa a testa tra le due statunitensi. Non c'è partita. Ma la Hill riesce ad allungare. Attenzione nel finale. Al tempo. Hill che va a vincere in 22,43. Mamma la Pavese mia. È ottava. 22,43. E quindi arriva la doppietta per Candice Hill davanti alla Williams, che è stata ancora una volta molto brava in curva. Eh sì, ma perché lei è brevilinea e quindi riesce a gestire bene quella fase della gara. La Hills, come hai detto giustamente, ha dovuto trovare l'equilibrio soprattutto nella seconda parte della curva in uscita, quando la forza centrifuga si fa sentire di più. Ha tenuto bene e poi quando è riuscita a raddrizzarsi, a trovare il lanciato, non c'è stata partita. Le sue gambe sono volate verso la medaglia d'oro. 22,43, miglior tempo della stagione e anche suo miglior tempo di sempre. Aveva corso in 23,05. Avete visto il braccio destro della Hill, che quasi serve appunto proprio come stabilizzatore. E poi però quando decide di alzare le ginocchia e di aumentare la frequenza, per la ottima Williams non c'è niente da fare. Vince la Hill in 22,43. Williams, che corre con il suo personale sotto i 23 secondi netti, 22,90, e la medaglia di bronzo va in Sudafrica da Nicola De Bruin, che precede Estella Raffaì. 23,38 il tempo della sudafricana, che vale la medaglia di bronzo, mentre qui vediamo la spinta finale di Alessia Pavese, che chiude al settimo posto, perché non era partita in corsia numero 1 la giamaicana English. Credo che sia ultima la Pavese, superata anche dalla ucraina Brizina. Infatti è così, la Pavese però corre 23,86, che è comunque il suo personale. E quindi complimenti anche ad Alessia, che ha corso al massimo delle sue possibilità in una finale mondiale. Candice Hill, Lauren Williams, Nicola De Bruin, il podio della gara dei 200 metri al femminile, un buon settimo posto soprattutto per il tempo della nostra Alessia Pavese. Della Hill abbiamo già detto di segnare nome e tempi, perché
ci aspettiamo di rivederla, chissà, magari anche l'anno prossimo ai trials per andare ai Giochi Olimpici di Rio. Solita istantanea con il cronometro, visto che si tratta anche della miglior prestazione della stagione per la Hill. Anzi, la Hill batte il miglior tempo di sempre, perché ha fatto 22.43 e migliora il 22.47 della Whitney. Pausa per noi, torniamo tra poco. No, siamo ancora live. Solamente una piccola pausa per i tagli delle nostre sintesi. E quindi questa Hill, Alberto, sì, si conferma. Si conferma e penso che potremmo aver visto in questa occasione una delle atlete del futuro della velocità mondiale. Allora, c'è tutto, c'è sì, il fisico, sì, ci sono le prestazioni e credo ci sia anche il carattere da parte di una ragazza che ha dimostrato davvero di essere molto forte. E noi ci fermiamo adesso sì per qualche istante e poi ritorniamo ancora con il giavellotto e con l'asta femminile. E qui, invece quelli sì, della Germania. Molto bello, ovviamente.